si terrà il 20 novembre in occasione del 25esimo anniversario della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo la prima conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza. La nostra regione non è in una situazione drammatica, anche se i minori in Toscana sono pochi, solo il 15% della popolazione. L'immigrazione, che aveva fatto salire i numeri negli anni scorsi, si è stabilizzata e adattata ai nostri usi, insomma fa meno figli. In Toscana c'è un minore su tre ogni donna, il cambio dovrebbe essere 2,1, quindi vuol dire che la Toscana allo stato attuale non ha un ricambio generazionale. Buone notizie vengono dalla salute. Il tasso di mortalità infantile è uno dei più bassi in Europa, anche se i numeri toscani sono alti per l'abuso di alcol e gli incidenti stradali, che sono la prima causa di morte. Particolarmente incoraggianti rispetto ad altre regioni sono i dati sull'affido. Ogni 1000 famiglie ci sono 3 bambini in difficoltà, 2 vengono dati in affido, 1 alla comunità. È un dato molto importante, un dato che descrive anche un tessuto che c'è in questa regione di grande attenzione e di grande sensibilità nei confronti dei bambini. I bambini e i ragazzi toscani frequentano in numero molto alto i servizi educativi e la scuola, anche se c'è un 12% di ragazzi che non studiano, non lavorano, non frequentano percorsi di formazione. È un dato preoccupante, perché vuol dire che stai perdendo un pezzo di una generazione che corre il rischio di diventare soggetto assistito. Infine, una particolarità. La Toscana è una delle regioni d'Italia che ha coppie miste con almeno un genitore straniero più alte d'Italia.